Bentornati a Coffee Break. Allora, oggi è una puntata, come tutte le altre d'altronde, da seguire con grande attenzione, perché questo venerdì è una giornata molto intensa e molto complicata per il governo. Dovrebbe essere in corso a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sul famoso MES, cioè sulla riforma del Fondo Europeo Salva Stati. Ci sono state, come sapete, molti dubbi, ma anche molte polemiche. Poi andremo a Palazzo Chigi e ci faremo aggiornare dal nostro inviato. Alle 18.30, giù di lì, il Premier Conte incontra i vertici dell'Indiana Mittal, di ArcelorMittal. Ovviamente in gioco c'è il futuro, il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri che è durato, insomma, fino a tardi. Il governo ha ribadito le proprie posizioni. Intanto Mittal deve mettere da parte qualsiasi ipotesi di esubero, si era parlato di 5.000 dipendenti, e soprattutto deve ritirare, no, il provvedimento già depositato in tribunale, per cui il colosso siderurgico vuole rescindere il contratto siglato appunto per l'Ilva. C'è un'altra patata bollente che si chiama Alitalia. Ieri è scaduto il termine per trovare, insomma, un partner industriale, un compratore importante per l'ex compagnia di bandiera. Il Premier Conte ha detto va risolta la questione, ci stiamo lavorando, e però, insomma, anche qui le rassicurazioni lasciano il tempo che trovano, vedremo. Ma la notizia politica di ieri è stato il voto sulla piattaforma Rousseau. Il Movimento 5 Stelle ha chiamato i propri iscritti a esprimersi su un quesito, diciamo, di grandissima attualità. Dobbiamo presentarci o no per le prossime regionali in Emilia, Romagna e in Calabria? E, diciamo, contrariamente a quella che è ritenuta la linea di Di Maio del Movimento, la maggior parte dei votanti, mi pare circa 27.000, oltre il 70%, ha detto certo, dobbiamo presentarci, insomma, con un nostro candidato e una nostra lista. Di Maio ha fatto buon viso a Cattivo Gioco, ma ne parleremo oggi. Insomma, ha detto non è una mia sconfitta. Poi il Premier Conte ha preso i ministri e li ha portati tutti a cena. Vediamo. Presidente, il quadro Rousseau come lo valuta? Il rischio per il governo? Questa è l'ora della scelta. Per cortesia, ce la siamo meritata. Oggi abbiamo lavorato tanto. Punti in primavera. Abbiamo lavorato tanto. Non è un momento facile. Ci sono state le votazioni circa le elezioni regionali in Calabria e Emilia-Romagna del 26 gennaio, si svolgeranno il 26 gennaio e il Movimento 5 Stelle ci sarà. Ci sarà il 70% dei nostri iscritti, ha chiesto di presentarci. Io personalmente ho detto che per fare gli stati generali a marzo serve e serviva un po' di tempo e quindi non eravamo in grado di presentarci in Emilia Romagna e in Calabria. Gli iscritti hanno votato per fare gli stati generali, ma evidentemente non hanno questa urgenza. Ci presentiamo alle elezioni regionali, ho già sentito i nostri e si va avanti. Questa risposta è una risposta che chiede al Movimento 5 Stelle di andare avanti come un treno. Questo risultato ci ricorda anche che il Movimento 5 Stelle è la terza via, è un'alternativa ai due poli e non può essere in questo momento nient'altro che un'alternativa alle due forze politiche tradizionali, alla destra e alla sinistra. Spa solo per farlo vita, presidente, scena. Squadra. Vi do una notizia. Prego. Ho cucinato io. Basta una cena per chiuderla, quei litigi che hanno caratterizzato fino ad oggi il vostro governo. E se non basta, ne facciamo due. Ah, ecco, già scherzo. No, perché l'ultima volta la cena. Ma perché litigi? Perché parla di litigi? Beh, insomma, stanno i fatti, no? Non c'è nessun fatto, no?
nessun litigio. Vi ringrazio, vi sollevo a quest'ora dall'onere di lavorare ancora, dal dovere. Grazie davvero. Buon riposo a tutti. Allora, metti una sera a cena, ecco, sembra che il Premier Conte sia il primo ad essere arrivato, l'ultimo ad essere andato da questa scena, ha offerto mazzi di fiori alle ministre presenti, avete sentito, ha detto, ironizzando, ho cucinato io, c'è stato un brindisi anche per il compleanno del ministro Guerini, insomma questo raccontano i retroscena di questa scena, poi c'è però tutto il senso politico, cioè un'alleanza di governo dove ancora ci sono molte fibrillazioni. Andiamo subito davanti a Palazzo Chigi dove c'è Francesco Bardaro per chiedere al nostro inviato. Intanto c'è stato e cominciato il vertice sul fondo salva stati o no? Sì, buongiorno Andrea, il vertice è in corso, è incominciato esattamente alle 8.56 di questa mattina. Sono presenti oltre al Premier Conte il Ministro Di Maio, il Ministro Gualtieri, il Ministro per i rapporti con l'Unione Europea, per Italia Viva è presente Marattin, per Liberi, per, c'è anche Stefano Fassina per Liberi e Uguali. Sappiamo che il motivo del contendere, l'oggetto di questo vertice è il Fondo Salva Stati, per la cui ratifica è arrivato, come sappiamo, uno stop da parte del Movimento 5 Stelle che avrebbe provocato qualche scintilla all'interno del governo. Fondo Salva Stati che la cui importanza è stata anche ribadita dallo stesso Moscovici che oggi è in visita a Roma, incontrerà prima il Presidente della Repubblica, poi il Ministro dell'Economia, quindi il Premier Conte a mezzogiorno una conferenza stampa. In più, come ho detto oggi, sempre qui a Palazzo Chigi ci sarà un importante incontro tra il governo e i vertici dell'ILVA di ArcelorMittal. Ultima notizia, non da poco conto, visto le tensioni all'interno della maggioranza e il voto di Rousseau, oggi a Roma è presente anche Beppe Grillo. Quindi noi siamo qui, cercheremo di aggiornarvi su quelle che sono le novità e appena il vertice finirà cercheremo appunto anche di vediamo di intercettare magari qualcuno, le decisioni, sì, se ce ne sono state, dei protagonisti e partecipanti. Grazie per il momento Francesco Bardaro, vi presento, certo, i nostri ospiti, do il buongiorno all'onorevole Giuseppe Brescia, Movimento 5 Stelle, che è presidente della Commissione, buongiorno, Affari Costituzionali, benvenuto, do il bentornato al senatore Andrea Cangini di Forza Italia, buongiorno, do il buongiorno a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, ciao Massimo, bentornato, buongiorno. E poi con noi, come quasi ogni venerdì, c'è Gianluca Borrelli, il capo di Termometro Politico, che ci ha portato dei sondaggi pazzeschi rispetto anche a molte delle questioni che affronteremo. Allora, buongiorno, facciamo così, andiamo in pubblicità così non interrompiamo nessuno, dandovi però una notizia che è molto importante a proposito del Fondo Salva Stati. Salvini, intervistato poco fa, ha ribadito delle parole molto pesanti nei confronti per esempio del Premier Conte, ha detto non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento e in pace o in guerra è un reato punibile con la galera, ha detto Salvini. Insomma, Conte ha svenduto la nostra sovranità e ci ha svenduto alle banche tedesche. Ne parleremo, quindi partiremo da qui, poi c'è tutta la questione Ilva e non solo, a tra poco. Allora, cominciamo dalla questione, la querelle, ma è più che una querelle, riguardo il Fondo Salva Stati. Vi facciamo vedere la domanda che Termometro Politico ha posto, e il cartello numero 2, lo diciamo per agevolare il nostro regista, ha sentito parlare della riforma del Fondo Salva Stati, eccola qui. Cosa ne pensa? Allora, sentiamo Gianluca Borrelli. La cosa che
ho trovato più interessante è che sono pochi in realtà quelli che non hanno capito questa cosa o che non l'hanno sentita, perché mi sarei aspettato su un argomento così tecnico un numero maggiore di non so. Sì. Invece no. Poco meno del 6%, il che significa che le persone sono molto più attente di quanto si possa immaginare. E anche su temi tecnici difficili come questioni che riguardano... Sì, questa è una questione assolutamente complessa. Esatto. Però vedo che quasi il 39%, il 38,5% dice che è una cosa molto pericolosa. Che potrebbe portarci addirittura al default. Sì, esatto. Questa è una preoccupazione molto, molto condivisa, diciamo anche abbastanza trasversale. Sì. Una cosa che prende anche forze di governo, quindi non è una cosa da sottovalutare. Sì. Poi, vabbè, è pericolosa, ma le responsabilità chiaramente sono dei governi italiani, eccetera. C'è una parte così che lo dice ed è tutto sommato una parte relativamente bassa rispetto alle altre, insomma, sì. Solo 14,8. E poi un 16,5 dice, no vabbè, insomma, sono i più ottimisti, sono preoccupazioni eccessive. Sono eccessive, sì. E c'è ovviamente un 24,4 che si rende conto che è un tema delicato, ma non è in grado di rispondere. Infatti qua si vede proprio il discorso che comunque è un tema difficile. Però quelli che veramente non ne sanno nulla sono veramente pochi. No, questo diciamo, è il dato che, più originale, diciamo, che emerge a questa prima domanda. Parto subito con Massimo De Manzoni. Allora, Massimo, io ti chiedo... Cosa hai capito di questa discussione, diciamo, depurandola dalla contrapposizione politica? Anche perché, io l'ho detto ieri ma lo ripeto questa mattina, c'è stato un comunicato ufficiale del ministro dell'economia Gualtieri che ha scritto, guardate che nella riforma di questo fondo, che dovrebbe essere sottoscritta dai capi di Stato e di Governo a dicembre... Non c'è assolutamente la parte che riguarda la ristrutturazione preventiva del debito per quei paesi che dovessero ovviamente appellarsi, no, al fondo salva stasi, insomma ne facessero richiesta. Ma anche questo non ha calmato le acque. Intanto consentimi una battuta. Sì. Il sondaggio conferma che sempre più gente in Italia legge il mio giornale, perché siamo stati gli unici sin da giugno a cominciare a sollevare questo problema, se gli italiani sono informati. Allora diamo alla verità quello che è della verità, nostro. Va bene. No, al di là delle battute, il problema è serio, perché ci sono delle tecnicalità che sono difficili da capire anche per gli addetti ai lavori, e questo è evidente. E questo consente a tutti di dire praticamente tutto, compreso Gualtieri, che dice non c'è automatismo. Certo, è vero, non c'è automatismo, però ci sono alcune cose che dovrebbero, non so, semplificando al massimo, almeno metterci in guardia. La prima cosa è... piace moltissimo alla Germania e piace moltissimo alla Francia. Moscovici è addirittura venuto qui, preceduto da una intervista imponente sul, sì, Corriere della Sera, andato al Quirinale e lo sta caldeggiando in tutti i modi. Primo campanello d'allarme. Se piace Moscovici e piace la Merkel, forse a noi fa del male. Così è stato negli ultimi 11 anni tutto quello che è successo. E forse un primo così, su base empirica, un primo alert arriva da questa cosa qui. La seconda cosa è, addentrandoci un po' più sul tecnico, è che noi dovremo pagare di più per un fondo a cui, nella migliore delle ipotesi, non potremo accedere. Sì. Oppure, quando e se ci mettessimo in condizioni di potervi accedere, avremmo delle penalità fortissime, con il rischio addirittura che, anche se non è automatico, come dice Gualtieri, ma a insindacabile giudizio del MES, che è un organismo privato, perché poi dopo bisogna anche capire come nascono queste cose, è un organismo privato che adesso improvvisamente assurgerebbe a dignità di istituzione europea. Quindi, a insindacabile giudizio del vertice del MES, noi saremmo ammessi o non ammessi in base a dei parametri che comporterebbero eventualmente una ristrutturazione del debito. Ristrutturazione del debito, spieghiamolo agli spettatori, vuol dire che chi, anche chi è detentore, sì, di titoli di Stato,
rischia di dover concorrere, anzi rischia, concorrerebbe in solido alla ristrutturazione del debito. Cioè il valore dei titoli di Stato di 100, calerebbe, crollerebbe. Hai un botto di 100 e da domani te lo ritrovi a un botto che vale 70 senza poterci fare assolutamente niente. Sì, sì. E questo è un altro problema. No, è importante questo, anche questa sottolineatura. Allora, questo è evidente. Fammi andare dal presidente Brescia. Allora, voi avete sollevato la questione, Di Maio l'ha ripetuto in questi giorni molto spesso. Adesso Salvini se la prende con Conte, no? Però anche Salvini ha detto attenzione, perché qui rischiamo di sottoscrivere qualcosa che può fare molto male. Salvini insiste ai risparmiatori italiani. Ecco. Vabbè, Salvini fa il suo mestiere, sta all'opposizione, si è lui relegato all'opposizione autonomamente e quindi deve alzare la voce per far sentire qualcosa che viene dalla Lega. La questione è sicuramente seria e molto tecnica, però bisogna fare chiarezza. Il MES sicuramente è un meccanismo utile che serve, è un'assicurazione che gli stati che fanno parte dell'Eurozona pagano per non ritrovarsi nel momento in cui si dovessero ritrovare in difficoltà ad andare in default. Quindi è necessario, noi partecipiamo come terza forza europea, ci mettiamo dei soldi, per capire, circa 14 miliardi di euro nel MES, siamo secondi soltanto a Germania e Francia, quindi noi partecipiamo e siamo convinti, già da tanti anni facciamo parte di questo meccanismo che ha aiutato a salvare dei paesi come l'Irlanda, la Spagna, la Grecia, tanti paesi che se fossero andati andati in default avrebbero compromesso anche la situazione italiana, quindi questo significa che noi crediamo in questo meccanismo, ma ovviamente ci teniamo molto, tant'è che anche lei stesso lo ha detto, siamo stati noi a sollevare per primi la questione che non si deve rivedere ora il MES mettendo in difficoltà l'Italia con questa storia della ristrutturazione del debito che a noi farebbe molto male. Abbiamo già l'anno scorso messo in guardia il governo, l'allora governo dove c'era anche Salvini, dicendo che qualsiasi rivisitazione del MES doveva essere discussa in Parlamento e quindi questo si farà, saranno poi le commissioni competenti dove... Ma adesso, ma perché Salvini è così sospettoso nei confronti di Conte? Adesso diciamo loro se le stanno dicendo di tutti i colori, no? Però al di là di questo, Salvini dice: io in tutte le sedi, quando ero al governo, facevo il vice premier, il ministro dell'interno, ho detto no, non deve cambiare assolutamente, non ci vuole nessuna modifica. Perché pensa che Conte si sia messo d'accordo con la Merkel, con questo Macron? Bisognerebbe chiederlo a Salvini, bisognerebbe chiedergli perché ha deciso. Ma no, perché l'ha detto Moscovici, l'ha detto Centeno, si sono messi d'accordo. Lo dobbiamo ratificare. Sì, si sono messi d'accordo. Però, e questa è la verità. Però Gualtieri ci ricorda che ci sono state molte correzioni volute proprio dall'Italia. È assolutamente fuori discussione, io lo escludo, assolutamente, che il presidente Conte, che tra l'altro è emanazione del Movimento 5 Stelle, vada in Europa a fare gli interessi della Francia e della Germania. Sono invenzioni di Salvini. Allora, fatemi sentire cosa ne pensa il senatore Cangini, allora, di tutta questa... Ci sono, no? Mentre sull'Ilva ci trasciniamo da molto tempo questa vicenda, l'Italia, non ne parliamo, poi carsicamente vengono fuori, no? Delle questioni, delle notizie, delle querelle, uno si trova a spezzare. Come se non bastassero i problemi già noti, diciamo. Intanto una cosa, va riconosciuto la verità di essere stato in effetti il primo giornale ad occuparsene, cosa non scontata, quando passò il Fiscal Compact in Costituzione, nessun giornale diede la notizia in prima pagina. Mi ricordo col bail-in come andò a finire. Col bail-in quasi tutti ignorarono la cosa finché non emerse, quando si trattò poi di disporre il fallimento delle quattro banche italiane note. E anche in questo caso è qualcosa del genere. A me ha sorpreso e allarmato molto la sorpresa del presidente dell'ABI, dichiarata due giorni fa, Antonio Patuelli, persona equilibrata e sempre ben informata, ha detto: non ne sappiamo nulla, nessuno ci ha coinvolto. Che è sconcertante, insomma, che le banche italiane, su cui ricadono le conseguenze di questo accordo, nel bene o nel male, non voglio dare giudizi di merito, che non sapessero nulla di una trattativa che è cominciata nel precedente governo e non risulta che mai né Salvini né Di Maio abbiano portato all'attenzione dell'opinione pubblica un problema sul quale ora evidentemente stanno facendo battaglia politica, segno quantomeno di una certa leggerezza, allora forse di una grande disattenzione. La trattativa è stata fatta dal precedente governo
È vero che è stato evitato che si arrivasse di fatto alla troica, in sostanza, insomma, al commissariamento dei conti pubblici in caso di intervento del MES. È anche vero che è ancora molto oscura questa materia, quindi i poveri italiani sondati non vedo come possano conoscere, giudicare nel merito, dal momento che gli stessi politici non ne hanno ancora capito nulla. Però qualcuno dice una cosa. In Parlamento non è ancora arrivata questa vicenda. Sì, certo, lì... C'è una cosa vera, chiedo scusa, e finisco subito, che in parte ha toccato i Manzoni. Di sicuro è una competenza più tecnica di quanto non fosse prima, cioè il nuovo MES sarà un organismo tecnico e questo non è un buon segno. Lo guardi con sospetto il fatto. Insomma, io credo nel metodo comunitario quando si tratta di cose europee, diffido del metodo intergovernativo perché noi siamo un paese debole e se il metodo per le prendere delle decisioni intergovernativo è sempre l'interesse francese o quello tedesco a prevalere. In questo caso il metodo è intergovernativo e le decisioni sono prese da un apparato molto chiaro, poi tecnico. Salvini insiste, stiamo facendo tutto questo per salvare le banche tedesche. Poi altra cosa, scusa, concludo davvero. L'esperienza precedente ci insegna che, questo è vero, quando le banche tedesche sono in difficoltà il problema viene spostato su altri paesi o quantomeno sull'intera comunità europea, 2011, Deutsche Bank. Oggi le banche tedesche sono in difficoltà. Ha dei problemi immensi ugualmente, esatto. Deutsche Bank, non è che stia meglio. Appunto. È un grande problema. Bisogna vigilare bene e mi auguro che il Parlamento sia messo nelle condizioni di farlo. Mi pare che il Ministro dell'Economia il 27 di questo mese riferisce in Parlamento e poi Conte alla vigilia, come tradizionalmente fa il Presidente del Consiglio, alla vigilia del Vertice Conte Europeo. Conte ha rifiutato di venire, gli è stato chiesto ieri in Senato a Conte di venire tempestivamente a riferire al Senato e con il voto a favore del Movimento 5 Stelle è stato deciso di non farlo venire se non il 10, mi pare, di dicembre. Sì. In altri tempi il Movimento 5 Stelle avrebbe fatto le barricate. Evidentemente ha bisogno di tempo per approfondire la questione e venire spero a raccontare. Che l'abbia già approfondita, perché se c'è un vertice di maggioranza immaginiamo che il Premier riferirà alla luce di elementi concreti di cui ma dispone. Ci saranno sicuramente degli approfondimenti ulteriori da fare se ha rifiutato di venire alle Camere. Io vorrei passare alle grandi questioni all'Italia e Ilva, però apriamo una parentesi, dovrebbe essere qualcosa di più una parentesi, approfittando anche della presenza di un esponente così importante del Movimento 5 Stelle, a proposito di quello che è successo sulla piattaforma Rousseau. E anche qui partiamo da una domanda posta da Termometro Politico, è il cartello numero uno. L'abbiamo strutturata così, ovviamente non conoscevamo l'esito del voto su Rousseau. Il Movimento 5 Stelle si può ritenere un partito di governo anche in coalizione? O la sua vocazione, diciamo naturale, è quella di forza di opposizione? Poi adesso lo spieghiamo meglio. Allora, Borrelli. Sì, la cosa interessante perché quasi tre quarti degli italiani pensano che sia un partito di opposizione, che non ha una vocazione governativa. E solo un quarto ritiene invece che possa essere un partito di governo. 10% dice da solo, e sono quasi tutti del Movimento 5 Stelle, sono metà del Movimento 5 Stelle e metà degli altri partiti, e altri invece dicono che può governare anche in coalizione. Anche qui è una... Ma in questo 72% ci sono elettori, simpatizzanti, sostenitori del Movimento 5 Stelle? Pochissimi, solo l'1%. In realtà si tratta quasi tutti i leghisti, di moltissimi del PD. Il 70% degli elettori del PD dice no, non sono in grado di governare. Adesso ci governano insieme. Sì, esatto. Invece addirittura il 94-95% dei leghisti dice no, non possono fare forza di governo, devono fare soltanto opposizione. E la cosa interessante è che se guardiamo il numero, il 25% di quelli che dicono che può governare o da solo o in coalizione, sommati, in realtà sono meno dei voti che li hanno votati nel 2018, il che vuol dire che da parte di coloro che li hanno votati c'è stato almeno un 7-8% di persone che si sarà convinto dopo questo anno di governo che non sono adatti a governare. Infatti le intenzioni di voto del 5 Stelle sono molto molto basse rispetto a prima. Allora, la domanda che io faccio alla luce ovviamente di questo sondaggio, l'onorevole Brescia, è di questo tipo, no? Mi pare che presentando la domanda sottoposta agli iscritti di Rousseau, il blog delle stelle aveva scritto insomma dobbiamo tornare alle parole guerriere, io ricordo questo inciso, no?
E insomma c'è una discussione, credo, aperta, ormai nessuno più dei 5 Stelle lo nasconde, all'interno del movimento, anche non soltanto sulla leadership del capo politico Di Maio, ma insomma anche su quella che è la natura che sta diventando il movimento dopo il governo con la Lega e questa nuova esperienza di governo. Lei come la pensa? Perché, diciamo, le strade sono due. O il Movimento 5 Stelle ha la capacità di essere al governo da solo, cioè di prendere oltre il 50%, dice vado a governare, non sono in coalizione, non ci sono compromessi e posso fare la mia politica, tornando magari a molte delle questioni delle origini del movimento. Oppure, adesso questo è un sondaggio, certo non vogliamo dare valore maggiore a quello che ci ha raccontato Borrelli, però forse nella percezione di molti il movimento è una forza di opposizione. Ma sicuramente dal sondaggio si evince questo, però il sondaggio dice anche che il 25% degli interrogati, degli intervistati, ripone fiducia nel Movimento 5 Stelle, quindi va anche bene questa cosa. Io sicuramente sono uno di quelli che pensa che sia arrivato il momento di ripensare il movimento, sì, in linea con quanto ha detto anche Luigi Di Maio prima di questa votazione. Scusi, ma il voto di ieri sconfessa Di Maio? Stavo arrivando proprio al voto, dicendo che avevo dichiarato in tempi non sospetti al Corriere che si poteva anche pensare ad un periodo in cui non si partecipava alle campagne elettorali, quindi a delle elezioni, proprio per rilanciare il movimento nei suoi contenuti e per connotare meglio all'interno della proposta politica in Italia che cos'è il movimento, perché un cittadino dovrebbe votare il movimento, perché questo? Perché molti risultati noi li abbiamo già ottenuti stando al governo un anno e mezzo, due anni, il reddito di cittadinanza e tante altre cose le abbiamo fatte, quindi è magari arrivato il momento di rivedere la nostra proposta politica, e secondo me questo deve essere fatto in chiave ambientalista, perché questa è la vera battaglia in questo momento da combattere a livello globale, non soltanto italiano, e noi siamo l'unica forza che in maniera credibile può occupare questo spazio. Quindi ridare un significato a quelle 5 stelle in questa chiave qui. No, questo è molto interessante, perché in Italia, come sappiamo tutti, non esiste una forza verde ecologista forte come in altri paesi europei, e voi come movimento eravate quelli con la maggiore votazione, no? In questo senso. È vero, infatti, se ricordate il sondaggio della settimana scorsa o di un paio di settimane fa, lo diceva che il Movimento 5 Stelle è quello visto come il più... nell'origine, no? Esatto, voleva dire, Caggini, ho visto... Che il Movimento 5 Stelle non abbia alcuna capacità di governo, e nei fatti ha dominato due governi con alleati diversi, i risultati sono devastanti sia nel primo che nel secondo. Questi risultati devastanti? Posso dire, il paese in recessione, una manovra con 16 miliardi di deficit. Prendo il caso Ilva. Qual è il senso politico di quello che è successo con questo voto? Di Maio, allora parto da Caggi. Di Maio è più forte o è meno forte? Perché paradossalmente qualcuno oggi dice, attenzione, perché poi a Di Maio non è che poi sia andata tanto male questo voto. Io non credo perché che... Perché segna la distanza dal Partito Democratico, se c'è ancora un innamoramento nei confronti di Salvini, questo non lo io so. Io non lo so, faccio politica da poco, sinceramente, ma seguo la politica. Sei stato un seguo la politica politico da una vita, mai ho visto corso, un partito politico che ipotizzi di non presentarsi alle elezioni per ritrovare se stesso. I partiti politici alle elezioni si presentano. Già il fatto che ci sia stato un dubbio del genere segna uno squilibrio proprio di assetto, diciamo, e di logica politica. Questo lo dice anche Travaglio, dice che non ci sono i candidati. Il Movimento 5 Stelle non ha i candidati. Ho capito, se non hai candidati faccia un centro culturale, non facciano politica. Per fare politica servono i candidati, serve stare in campo, serve concorrere a tutte le importanti teste elettorali che ci sono. Quello in Emilia Romagna è fondamentale. Hanno fatto votare peraltro tutta la piattaforma Rousseau e non solo, come sarebbe stato logico, i residenti in Emilia Romagna. Ora, gli iscritti alla piattaforma Rousseau credo siano lo 0,1% dei votanti delle origini. Sono quindi una cosa... c'è oltre 100.000. Sì, una cosa del tutto irrilevante dal punto di vista del consenso democratico, è un rito dietro al quale alle volte si nascondono, però è vero che è stato smentito il capo politico Di Maio.
questo è un segno di debolezza, cioè il capo indica la rotta, se è capo, gli avete dato questo nome, capo, il capo è un leader, il leader il capo, guida. Il capo ha indicato la rotta di andare sul Russo e ha indicato la rotta perché non aveva il coraggio di andare. Ma questa volte? Cosa strana della democrazia che vogliamo interrogare i nostri. Allora facciamo così, è una cosa bella. Non vi stareste sul punto di scissione se fosse vera questa cosa. Allora posso fare una cosa, pubblicità, riparto da De Manzoni perché anche a lui potevo porre la questione politica che nasce da questo voto sul Russo. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Allora, riparto subito con Massimo De Manzoni, così poi affrontiamo Ilva, soprattutto il caso Ilva. Massimo, dal punto di vista politico, questo voto di ieri, la domanda che ti faccio è molto secca, due domande. Che conseguenze può avere su Luigi Di Maio, ma soprattutto sulla tenuta del governo? Perché Bonaccini già l'ha fatto capire, e attenzione, se il Movimento 5 Stelle si presenta in Emilia-Romagna, questo può essere un problema. Poi, ovviamente, anche i numeri e i sondaggi sono ancora prematuri, E però ti chiedo come la pensi. Per Di Maio è stata una botta, perché non si è limitato a dire si esprima Rousseau, come diceva prima l'onorevole Brescia. No, lui ha intanto preparato un quesito che era addirittura spudorato per la direzione in cui tirava. E poi si è espresso chiaramente, ha detto noi stiamo vivendo un momento di difficoltà, sì, come diceva prima l'onorevole Brescia, sì, abbiamo bisogno di ripensarci e quindi non dovremmo presentarsi. Per cui la sua posizione era chiarissima. Dopodiché è vero, come dicevi tu, che lui ha sempre un angolo di consolazione anche nella sconfitta, perché è vero che questa sconfitta allontana il Movimento 5 Stelle dal PD. E è notorio che Di Maio questa alleanza non la ama, è notorio che non l'avrebbe voluta. Quindi arriviamo al paradosso, il vero sconfitto del voto su Rousseau è il signor Grillo. Il signor Beppe Grillo, che ha a tutti i costi voluto quest'estate questa alleanza che è palesemente contro natura e che finirà per distruggere il movimento. Perché se, come si diceva, Bonaccini, in virtù di questa votazione ed in virtù del fatto che si presenti una lista, perderà l'Emilia Romagna, è chiaro che sarà un terremoto per il governo. In queste condizioni, che già di precarietà assoluta, è ovvio che il Partito Democratico, che perde la roccaforte per antonomasia e la perde a loro modo di vedere per colpa degli alleati di governo che gli hanno sottratto i voti necessari per vincere, verrebbe fuori una fibrillazione insopportabile. Certo. Dall'altro canto, questi voti che verranno sottratti per vincere saranno talmente pochi, perché poi c'è anche quello da dire, che andando a misurarsi sul campo, e per quello non volevano farlo, si scoprirà che sono sotto il 10%, abbondantemente sotto il 10%, e anche questo avrà grosse ripercussioni sul Movimento 5 Stelle. Come possa il governo sopravvivere a questi due terremoti interni? In Italia abbiamo visto di tutto ultimamente, però sarebbe veramente sorprendente. Comunque il 27 di gennaio sarà una giornata, ovviamente in diretta qui sulla 7, oltre alla maratona di Mentana, da seguire con grandissima attenzione. Riparto con Alitalia, perché Alitalia non trova un compratore. Ne faccio una sintesi forse un po' banale, ma spero efficace. Ferrovie dello Stato si è messa alla finestra e aspetta di capire cosa può succedere. Atlantia, cioè i Benetton, si sono sfilati, ma anche loro in fondo sono lì in attesa di capire. C'è tutta la questione che riguarda la revoca della concessione per autostrade. I partner possibili stranieri, Delta, Lufthansa, si sono seduti sulla riva del fiume e aspettano il cadavere di Alitalia. Intanto dal governo Gentiloni, credo all'attuale governo, sono 900 i milioni come prestiti ponte messi a disposizione in 45 anni, oltre 9 miliardi dati dallo Stato ad Alitalia. Questo tanto per capire di cosa parliamo. Vogliamo però riportarvi al 1959, quando Alitalia era tutta un'altra storia. Guardate. Un aereo vola su Roma.
è uno dei tanti che in ogni ora giungono all'antica città o da essa partono. Ciampino è un nome familiare a tutti coloro che il ritmo della vita moderna costringe a veloci viaggi. È tra i primi 3 aeroporti d'Europa, insieme a Londra e a Parigi. Ogni giorno vi decollano o atterrano fino a 250 apparecchi. Messi l'uno dietro l'altro coprirebbero una distanza di oltre 30 chilometri. In un anno vi transitano 1,5 milioni di viaggiatori. Un aeroporto internazionale è come una ribalta sulla quale sfilano personaggi famosi in ogni campo. Per giornalisti, foto e cinereporter è una meta obbligata. Ora circondano il ministro degli esteri Pella. La nostra aviazione civile è fra le più apprezzate del mondo e buona parte di questa stima la si deve alle cure attente, meticolose, signorili, con le quali si realizza il massimo conforto per i passeggeri. Allora, questo era il momento nostalgia, no? Si intravedeva anche Domenico Modugno, il grande Domenico Modugno, lì nella hall, diciamo, dell'aeroporto. Onorevole Brescia, qui io leggo, sentiamo le dichiarazioni anche di molti esponenti del Movimento 5 Stelle, non solo di governo, va salvata, non c'è dubbio, anche se c'è poi una scuola di pensiero che dice all'Italia, dopo 9 miliardi pompati in 40 anni, lasciatela fallire. Non è la nostra scuola di pensiero sicuramente, perché troviamo assurdo soltanto immaginare che l'Italia non abbia una propria compagnia con tutti i dipendenti che ci sono, far fallire dopo tutti i soldi che lo Stato ci ha messo. Sì. Bisogna assolutamente trovare una soluzione che sia la più definitiva possibile e magari che mantenga in Italia questa, sì, questa grande impresa, nel senso che gli investitori, come il gruppo, diceva Berlusconi, il gruppo tempo, che, deve, no? che deve prendere in mano l'Italia, secondo noi deve essere italiano. È chiaro che in questo momento è difficile, se Atlantia si è sfilata per la questione della revoca ai Benetton delle autostrade, sappia che quella non è quello non è un campo di discussione. I morti che ci sono stati a Genova con il ponte Morandi non saranno mai barattati con l'acquisto di Alitalia, quindi se sta aspettando una risposta in questo senso lasci perdere. E difatti al momento ha lasciato perdere, infatti, mi verrebbe da dire, no? se è per quello che ha lasciato perdere ha fatto bene. Invece per quanto riguarda Trenitalia, quella sicuramente sarebbe secondo noi strategicamente dal punto di vista di un piano, da un punto di vista di un piano industriale valido e funzionale nel nostro paese, quella sarebbe la soluzione, sì, migliore. Quindi noi ora ci sarà sicuramente la proroga, come ci sono, certo, state, ce ne sono state tante, l'ha già annunciato il ministro Patuanelli. Dopodiché speriamo che si arrivi ad una soluzione di quel tipo lì. Oh, questa è la parte all'Italia, no? Poi se i nostri ospiti voglio dire qualcosa, perché poi questa la situazione all'Italia, no? È tornata a galla perché ieri scadeva appunto il termine per trovare un acquirente, un compratore, però sullo sfondo c'è l'enorme problema dell'ex Ilva, dell'Ilva, certo, di ArcelorMittal. Noi abbiamo detto che c'è questo vertice, abbiamo dato conto in questi giorni, ma insomma lo potete leggere anche su qualsiasi giornale, del cosiddetto piano B, insomma delle offerte che il governo potrebbe fare già oggi a Mittal, perché Mittal resti nel siderurgico. Però per parlare di questa questione ripartiamo da due domande poste da Termometro Politico, che vanno anche sulla scia di quello che diceva prima l'onorevole Brescia a proposito di Alitalia. Cartello numero 3, è favorevole all'ingresso dello Stato nell'Ilva? Vediamo il cartello numero 3. Allora, Borrelli, qui sì. Sì, abbiamo 33% una netta maggioranza oltre del sì in questo caso. In realtà quelli che dicono che proprio assolutamente no sono soltanto il 13%, che qua abbiamo un 5% di non so, che è piuttosto basso ovviamente perché è un tema molto sentito. E una grande maggioranza degli elettori, 33,7 più 23%, sono quelli che dicono che lo Stato deve entrare. Chi in buona parte, il 33,7%, diciamo, in modo da riprendere in mano la situazione, e chi invece magari il 23% dice in maniera temporanea. Però, come possiamo vedere, siamo al 50-57% quasi, insomma, sì, di italiani. Quindi
l'idea di, diciamo, di far intervenire lo Stato e in alcuni casi di nazionalizzare è una cosa che sta diventando sempre più popolare. Io ricordo che facemmo dei sondaggi anni fa su queste cose ed era molto più presente invece il valore che vediamo sotto che così oggi basso. Diciamo che oggi rientra in quel quasi 13%. No, ma io volevo sentire Caggini, cioè i liberali, i liberisti, bisognerebbe dove però sono finiti? I liberali se la sono sempre passata male in questo paese e mai come oggi, ma bisognerebbe spiegare agli italiani, quando si pone una domanda del genere, che l'acciaio era pubblico e quando era pubblico è diventato privato. E quando era pubblico per lo Stato, quindi per i contribuenti, furono spesi 15.000 miliardi per tenerlo pubblico. Delle vecchie lire. Delle vecchie lire, ovviamente. E, insomma, non è un affare a tutti i costi nazionalizzare, tendenzialmente è una rimessa per lo Stato e di conseguenza per i cittadini. Viviamo in un'epoca in cui l'insicurezza è grande e il bisogno di protezione di conseguenza è enorme, e quindi si pensa che riportando sotto il cappello dello Stato tutte le competenze come era un tempo si possa vivere meglio. Non è così, tendenzialmente non è così. Occorre capacità di muoversi sul mercato e occorre una visione prospettica. La crisi delle due, la compagnia aerea di bandiera, l'Italia, la più grande acciaieria d'Europa, Ilva, e l'incapacità di questo governo di individuare una strada sono rappresentative proprio della crisi italiana proprio. Quando Gigino Di Maio si è insediato al Ministero del Lavoro c'erano 140 tavoli di crisi aperti, quando è uscito dal Ministero del Lavoro ce n'erano 160. Le cose non migliorano con tutta evidenza, insomma, allora, purtroppo. Sicuramente purtroppo. Per colpa di Di Maio. Arrivo. Per colpa di voglio, no, di voglio sentire molto rapidamente, Massimo, scusami, perché abbiamo sotto corona già pronto, schierato, e sai quanto è importante oggi è venerdì sapere la mente umente. Però prima di farti intervenire, secondo cartello sull'Ilva, il numero 4, e anche questo è molto interessante, questa domanda: in caso di accordo finale crede che comunque ci saranno esuberi all'Ilva? E questo è un'altra un altro aspetto non secondario, no, assolutamente, dell'eventuale la cosa nuovo accordo tra governo è la cosa e Mittal più importante. E quasi tutti, cioè buona parte, due terzi credono che ci saranno, ci saranno. Cioè, alla gli fine ottimisti sono poco meno del 20%. Allora qui vado da De Manzoni, cioè alla fine di tutto questa giostra si rischia di riscrivere il contratto con lo Stato e Mittal manda via quanto? Ha chiesto 5.000 esuberi e gli ridiamo anche lo scudo, quindi c'è un capolavoro di masochismo fantastico, ma andrà a finire così, andrà sicuramente a finire così. Il problema invece delle nazionalizzazioni, giustamente Cangini ricorda che hanno un costo, si possono anche fare, ma non sempre tra l'altro. Prima ho sentito una inedita per me esaltazione dei vincoli europei da parte dell'onorevole Brescia. Bene, abbiamo anche quelli. Nel caso di Alitalia, per esempio, gli aiuti di Stato, stiamo facendo questa garminella dei prestiti ponte che non tornerà mai indietro, stiamo buttando soldi a fondo perduto, fondamentalmente facendo finta che sia un prestito in attesa di qualcosa che non avverrà, perché stiamo bruciando, non c'è poche idee, ma ben confuse. E lì l'ingresso dello Stato non è previsto, perché casca sotto la mannaia europea. Allora, facciamo così, ripartiamo dopo il meteo da tutte le repliche e anche le domande che vogliamo fare. Sì, su Ilva non mi sono ancora espresso. Beh, vorrei ma se ci mancherebbe altro. Però adesso, Paolo, allora, molto sinteticamente, che questo weekend sarà un po' meno piovoso, un po' meno brutto, novembre continuerà sulla scia del, credo di aver sentito oggi, il mese più piovoso, novembre più piovoso, o no? Sì, abbiamo avuto comunque, e avremo ancora, perché in novembre mancano pochi giorni, ma questi ultimi giorni, almeno questi del fine settimana, se li gioca in maniera abbastanza pesante. D'altra parte, vi ricordo, proprio una piccolissima parentesi, che il cambiamento climatico non significa solo siccità o solo alluvioni, significa siccità e alluvioni, non è l'uno o l'altro, ci sono tutte e due. Abbiamo visto le alluvioni nel deserto, quindi questa è la linea, bisognerà farci i conti. Allora, rapidamente, la situazione del momento vede ancora qualche schiarita e temporali isolati, così come da questa mattina c'è. Però nel complesso di queste 24 ore, di oggi,
I fenomeni più intensi, eccoli, che compaiono sulle zone di nord-ovest, Liguria, Piemonte, parte della Val d'Aosta, mentre sul resto del nord e al centro ci sono piogge, ma sono deboli o moderate. Molto poco al sud, diciamo all'estremo sud. Domani, giornata piuttosto critica per quello che riguarda direi tutto il nord-ovest, perché è vero che la carta ci dà delle zone in cui piove poco, però guardate questa fascia che va fra il giallo, il rosso scuro, sono quantità di precipitazioni particolarmente elevate e prendono la Liguria, sappiamo che è una zona vulnerabile da questo punto di vista, fenomeni moderati o forti anche sul Medio Tirreno, in Sardegna, e appaiono fra Sicilia e Calabria, meno sul versante adriatico e piuttosto abbondanti anche sulle zone di nord-est. Perché domenica, perché dico appaiono in Sicilia e in Calabria? Perché domenica ancora in diminuzione, ma ancora presenti fenomeni intensi proprio sulla zona più occidentale, maltempo al centro, maltempo molto forte fra centro e sud, guardate di nuovo in Calabria, in Basilicata, in Sicilia, anche sulle zone interne, quindi tutto il sud prende questa situazione di maltempo che poi sarà legata anche a temperature non particolarmente basse, rimangono alte perché i venti sono meridionali. Quindi da lunedì le cose cominciano ad andare meglio, ecco perché dicevo che poi insomma forse l'inizio di dicembre sarà migliore. Vi voglio ricordare questa iniziativa dell'Antoniano di Bologna, quello famoso dello Zecchino d'Oro, questo numero 45588, un sms che si può trasformare in pane, perché c'è proprio un'operazione pane, dice vabbè ma la gente ha bisogno di tante cose, c'è gente che non ha nulla, c'è gente che ha perso tutto, ma si comincia da quello, si comincia da un pasto e se non si comincia da quello non si può fare altro. L'Antoniano sopperisce a circa un terzo dei quasi mezzo milione di pasti annui che le mense francescane erogano, l'importante è che lo facciano, che questo sia in Italia che in Siria, perché c'è anche una sede in Siria dove di gente che ha perso tutto, ce n'è veramente tanta. Se vogliamo dare un aiuto, un sms, 2 euro al 45588, o da fisso se volete e potete dare un poco di più. Grazie. Doppio grazie a Paolo Sottocorona. Allora, qualche minuto, ripartiamo dall'onorevole Brescia, Ilva e dintorni, e poi dobbiamo tornare a Cascina. Ieri, per chi ci segue, sa che abbiamo affrontato questa polemica tra la cooperativa dei clown dottori e l'attuale giunta, l'attuale sindaco di Cascina. Ieri abbiamo sentito l'amministratore delegato della cooperativa, oggi sentiamo le ragioni del sindaco. A tra poco. Allora, un minuto da Palazzo Chigi con Francesco Bardaro, che ci dà l'aggiornamento dei vertici lì a Palazzo Chigi. Francesco? Sì Andrea, brevissimo aggiornamento. Il vertice di maggioranza, quello sul fondo salva stati, è finito intorno alle 10:30, ma la cosa curiosa, divertente, è che contemporaneamente il premier Conte, sempre nella stessa sede di Palazzo Chigi, si è alzato dal vertice di maggioranza per incontrare il commissario uscente Pier Moscovici, che è arrivato qui a Palazzo Chigi e che appunto dopo, come sappiamo, verso mezzogiorno terrà una conferenza stampa nella sede di rappresentanza. Sì. Non abbiamo notizie su... Nel palazzo alle nostre spalle si sono... No, dico, non abbiamo notizie sul vertice maggioranza, come è andato a proposito del MES, di questo... No, non abbiamo notizie, non per ora bocche cucite, né abbiamo incontrato nessuno qui che è uscito dal palazzo. Sappiamo però di questi due vertici incrociati che sostanzialmente, diciamo, avevano come tema lo stesso argomento. Sì, questo certamente, poi sentiremo anche Moscovici. Presidente Brescia, allora, Ilva, anche lì, come ne usciamo? Se ci sarà... C'è uno spiraglio di soluzione o no dal suo punto di vista? Assolutamente sì. Io invidio chi ha certezze, come chi ha parlato prima, che dice sicuramente ci saranno gli esuberi e sicuramente sarà reintrodotto lo scudo. Io queste certezze non ce le ho, anzi io penso che l'unica cosa che è davvero certa è che si debba rispettare il contratto, perché questa è una multinazionale straniera, franco-indiana, che è venuta in Italia, ha sottoscritto un contratto dove si impegnava a tenere 10.500 lavoratori, sì, a pagare un affitto
di 180 milioni di euro all'anno. I primi a trasgredire il contratto è stato il governo. A fare il piano industriale, al piano ambientale, e poi dopo un anno si rende conto che non ce la fa, che ci perde e quindi va via. È chiaro che viene il sospetto che l'intento non fosse quello di rimettere in piedi l'Ilva, ma quello di cancellare un concorrente in Europa. Quindi ora noi li abbiamo di fatto richiamati al loro dovere. Poi c'è tutta un'altra questione, capire per Taranto cosa è giusto a lungo termine, perché una cosa importante da ricordare, poi chiudo, è che c'è 1 miliardo di euro che noi stiamo destinando per tanti progetti di rigenerazione urbana e di differenziazione dell'economia a Taranto. Diciamo che questa è una questione più a medio-lungo termine. Di pari passo, però, che devono andare di pari passo. Anche perché il suo movimento che aveva detto chiudiamola fin dall'inizio l'Ilva, no? E facciamone tutt'altro. È una delle aziende più inquinanti al mondo, quindi... Sì. O si trova un modo per ambientalizzarla, ma è molto difficile questo, sì. Oppure si deve pensare a lungo termine come convertire completamente l'economia a Taranto. Allora, no, mi fa piacere, diciamo, la coerenza, che lei non si rimangia quella che era l'idea originaria. Capito, del ma siamo ancora alla movimento. Fase bisogna pensare. Però posso dare una notizia, nello stabilimento di Taranto, il siderurgico, in questo momento è in corso un'ispezione dei carabinieri del nucleo del NOE, del nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del comando provinciale per... verificare, questo dopo l'esposto dei commissari dell'Ilva, per verificare le operazioni di bonifica nello stabilimento, la situazione generale della fabbrica, le attività di manutenzione finora eseguite e la sicurezza sul lavoro. Diciamo anche che grande pressing perché si risolve in qualche modo la questione l'hanno fatto da una parte il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto in maniera anche abbastanza inedita i sindacati al Quirinale, e c'è la procura di Milano col procuratore Greco che sta giocando un ruolo molto attivo. Qualcuno già parla di scontro tra procure, tra quella di Milano e quella di Taranto, ma mettiamo da parte questo discorso perché sennò entriamo in un'altra discussione. Una battuta molto rapida perché devo andare a Cascina con Cangini. Come finisce questa partita? Fatico entrare nella testa, non si può neanche dire del governo, delle diverse anime tra maggioranza e governo da sì. cui dipende il destino di 20.000 lavoratori, 1,4 punti di PIL, la più grande acciaieria d'Europa, il rischio di dipendenza dall'acciaio cinese, che per me è un rischio, forse per il Movimento 5 Stelle è un'opportunità, diciamo, quantomeno per la Casaleggio Associati è un'opportunità. Francamente è tutto assurdo, in campagna elettorale non detto che l'avrebbero chiusa, Di Maio va al governo e di fatto prende il piano Calenda e lo approva con degli accordi, quegli accordi il governo successivo li viola facendo cadere lo scudo penale per i reati ambientali. Quando si dice i patti si rispettano, lo Stato dovrebbe dare il buon esempio e rispettare i patti. Lo Stato italiano ha violato i patti sottoscritti con Arcelor e di conseguenza non ci si può lamentare. Ma era una cosa chiarissima che era stata detta da tutti i sindacati. E perché l'hanno fatto? Perché la Lezzi, ex ministro Grillino, non è stata riconfermata ministro, vuole sfregiare l'immagine di Di Maio, guadagnare punti rispetto alla base. E quindi si oppone e quindi ha proposto di far cadere con un emendamento senatori. Che è stato votato sia dal PD che dai renziani, che ora fanno finta di nulla, anzi dicono il contrario. È stato votato anche dalla Lega, veramente. E quindi. L'ha fatto unicamente per ragioni di conflitto interno allora, al Movimento 5 Stelle, sulla pelle di 20.000 persone. Persone, una cosa fatemi andare un attimo, spostiamo la nostra attenzione su Cascina, torniamo in provincia di Pisa, abbiamo con noi collegato via Skype il sindaco Dario Rollo, che saluto e ringrazio, ricordando solo in pochissimi secondi la vicenda. Ieri l'abbiamo affrontata, c'è una cooperativa Scenule Cirque di clown dottori che diciamo anche per istruire a questa nobile arte, non è quella solo circense, ma quella che riguarda moltissimi pazienti pediatrici, bambini, ma anche disabili, vuole allestire, credo di aver capito, in una tenso struttura, in una scuola di Cascina, la nuova sede. Il via libera dalla scuola è arrivato, dalla provincia è arrivato. A un certo punto ci sono anche le competenze legittime dell'amministrazione comunale. Qual è la querella? Che questa cooperativa, ce l'ha raccontato ieri l'amministratore delegato Cristiano Masi, dice: noi abbiamo inviato via PEC tutta la documentazione, cioè le pratiche, edilizie, credo anche, al comune, e stando a quello che ci hanno raccontato, il comune invece fa finta di niente, dice: non abbiamo ricevuto nulla.
E insomma c'è una, un attimo di blocco su questa vicenda. Allora, siccome a noi piace capire tutte le sfaccettature, abbiamo il sindaco. Sindaco, che sta succedendo con la cooperativa Chenule Sirc? Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Finalmente possiamo fare anche un pochettino di chiarezza su questo. Allora, l'amministrazione comunale di Cascina ha sempre dato apprezzato il progetto e l'ha fatto pubblicamente, soprattutto nelle sedi istituzionali. Ci sono stati diversi incontri, anche istituzionali. Abbiamo addirittura convocato due commissioni consigliari, una a luglio e una a novembre, il 19, dove hanno partecipato anche i rappresentanti della cooperativa. Questo a dimostrare proprio la nostra apertura e nel trovare una soluzione. Il problema è che non è stato presentato ad oggi ancora un progetto tecnico che rispecchi le normative tecniche, devono essere rispettate. Quindi senza un progetto gli uffici tecnici non possono istruire la pratica. Tutto qui. Senta, no, le voglio fare una domanda. Lei dice, è chiarissimo quello che ha detto. Dal canto suo l'amministratore delegato dice: noi tutta la documentazione, che crediamo sia quella regolare, l'abbiamo mandata al Comune, mail che è stata mandata anche a vari organi di stampa, tra cui il Fatto Quotidiano, e dice la verità è che c'è una questione politica, perché la Giunta è leghista e anche lei fa parte della Lega. Noi, dice l'amministratore delegato di questa cooperativa, non apparteniamo a nessun partito, vogliamo solo svolgere la nostra attività di cooperativa sociale, e ci ha anche detto che lei avrebbe detto che è finito il tempo dei regali agli amici degli amici, alludendo ai rapporti con le vecchie giunte di sinistra e questa cooperativa. È vero? È così? Allora, facciamo un chiarimento. Prima di tutto io mi sento un cittadino italiano che sta offrendo il proprio servizio alla propria comunità, indipendentemente dai partiti politici, sì, perché un amministratore locale deve fare questo. Secondo, l'espressione era la fine di un post, però si è dimenticato forse il rappresentante della cooperativa di dire che cosa avevo scritto prima, e che quindi avevo fatto esattamente l'esempio che il progetto deve rispettare le normative tecniche. C'è una modulistica regionale che è chiara per tutti e vale in tutti i comuni. Deve essere presentato quello con tutte le documentazioni previste. Questo ne va per la sicurezza, sì, dei bambini che parteciperanno, tutte le persone che saranno dentro quella struttura. Scusi, sindaco, vediamo se ho capito. Se la cooperativa presenta in maniera conforme, mettiamola così, regolare, compilando la modulistica, tutta la documentazione che occorre, ci sarà il nulla osta e via libera da parte dell'amministrazione comunale a questa terza struttura, sì o no? Le rispondo veramente sì, per un motivo molto semplice. Innanzitutto lo presenterà attraverso la provincia, visto che il terreno è incomodato, sì, d'uso gratuito cinquantennale alla provincia di Pisa dal 2014, per 50 anni scade il 2064, quindi sì, sono gli unici titolari di un diritto. La presenteranno così come deve essere presentata, gli uffici tecnici istruiranno la pratica, anche perché lo sanno tutti quanti, insomma, che una concessione edilizia non viene mica firmata né dal sindaco né dalla parte politica, ma dal dirigente dell'ufficio tecnico. Quindi sì, la politica con questo non c'entra assolutamente nulla. Se conforme alle normative vigenti in ambito edilizio e urbanistico, la concessione verrà rilasciata. Grazie. Allora, questa politica noi lo ribadiamo per l'ennesima volta anche in televisione, dopo averlo fatto nelle sedi istituzionali: noi apprezziamo il progetto, lo sposiamo e in maniera unanime lo portiamo avanti. Grazie sindaco, noi speriamo, poi ieri abbiamo detto una cosa magari un po' banale, ma siccome Cascina è un bel paese della provincia di Pisa, ma nei paesi un po' ci si conosce tutti, magari incontratevi anche davanti a un caffè con i responsabili della cooperativa, e ovviamente procedendo a tutto quello che è l'iter amministrativo, regolatorio, autorizzativo, però parlatevi anche. Grazie sindaco, vado da Francesco Magnani, pronto per l'area che tira. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Andrea, oggi tocca a me. Mirta si è dovuta prendere un giorno di riposo perché, lo aveva detto anche ieri in diretta, non si è sentita molto bene, ma state tranquilli, lunedì tornerà alla guida dell'area che tira. Noi ripartiamo da una giornata davvero molto complicata, proveremo ad analizzare gli effetti del voto della piattaforma
riforma Rousseau, che sconfessa la linea dei vertici, e soprattutto in una giornata, dicevamo, ricca di incontri ai vertici del governo, ma soprattutto una giornata segnata dal ritorno a Roma di Beppe Grillo. Lo faremo con la nostra inviata Ludovica Ciriello, sguinzagliata nelle piazze romane, ma lo faremo anche con i tanti nostri ospiti: Luca Telese, Alessia Rotta, Marzio Brede, il principe dei Quirinalisti, Ignazio La Russa, Alan Friedman, e poi una lunga pagina dedicata al tema della cittadinanza, cittadinanza onoraria, cittadinanza rilanciata col tema dello Ius Soli. E avremo con noi Adam e Rami, i due piccoli eroi del bus di Crema di qualche mese fa. Tutto questo a tra pochissimo, all'aria che tira. Andrea, a te. Grazie, chiedo un tweet finale a Massimo De Vanzoni riguardo la storia di Cascina, che ne pensi? Non lo so, le parole finali del sindaco mi sembrano non equivocabili. Se sì, le cose sono in regola, loro sostengono il progetto. Roma locuta, diciamo che mi sembra che la querela sia chiusa. Insomma. Speriamo, noi abbiamo tentato, a volte quelle che vengono considerate storie minime, che minime non sono per niente, perché poi nei territori contano, certo, e come queste persone, certo, che vanno anche negli ospedali, nei posti dove ci sono bambini ricoverati, a restituire quando si può un sorriso, quindi speriamo che si concluda. Il giudice di pace, il giudice di pace. No, io non voglio fare il giudice di pace, a volte credo che ci sia una mancanza di buonsenso in assoluto in questo paese, da parte di tutti. Pure a volte. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi. Allora, c'è l'aria che tira, ci vediamo lunedì, domani il meglio e il peggio, fate voi, di Coffee Break a lunedì.